Oggi venerdì è il giorno di Vet Pet and Food, la medicina veterinaria che controlla il cibo di origine animale sulle nostre tavole, cura gli animali e seleziona il meglio per la loro nutrizione. Il segmento del venerdì, appunto, con il contributo scientifico del Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II di Napoli, dell'Ordine dei Medici Veterinari di Salerno e di Baselice, Farmacia Veterinaria. Questa è la nostra sigla con la quale apriamo il nostro segmento atteso, attesissimo segmento del venerdì. E con noi Ambra Auletta, benvenuta dottoressa, dottore in Buongiorno. chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacista presso Baselice Farmacia Veterinaria, che dopo Sarno ha raddoppiato con la sua sede in Salerno, in Piazza Portanova, con tutto insomma, il meglio per i nostri compagni di casa, quattro zampe. Dunque, che bello, tra poco andiamo in vacanza, insomma, lo sentiamo, lo si sente già dire nelle famiglie, per quelle che hanno la fortuna di, diciamo, di poterselo permettere per il tempo, anche per le sue per risorse finanziarie, perché molti di noi stanno già pensando, si stanno preparando, insomma, per le vacanze, per chi per raggiungere la sua casa al mare o in campagna, chi per mettersi in aereo, in auto, in pullman per raggiungere la meta fissata per il suo periodo di ferie e di vacanze. C'è però dietro una piccola ombra che si addensa, cioè la preoccupazione su come gestire il cane o il gatto, o anche un altro animale, però ovviamente il cane e il gatto sono l'80 e il 90% degli animali. Lo affidiamo a qualcuno, al vicino di casa, oppure a una pensione per animali da compagnia. In questo caso, non consideriamo il cane o il gatto una specie di pacco da depositare, ma accompagniamolo un paio di volte per conoscere le persone che lo accudiranno, in modo che l'animale vivrà sereno in questi giorni, magari in compagnia, come vedete qua, in questi casi, e giocando con altri animali. Una soluzione però sconsigliabile quando quel qualcuno non è affidabile, attenzione. E allora che cosa fare? Ce lo portiamo con noi. Ed è qui che scattano alcune considerazioni da valutare, soprattutto lo stress del viaggio, il grado di comodità, i tempi di adattamento alla nuova sede di soggiorno, anche se per pochi giorni. Dunque, allora, dottoressa Auletta, lei che incontra tante persone, proprietari di cani, di gatti, cosa le chiedono i padroni di questi animali che sono in procinto per partire in vacanza? Immagino che come prima cosa lei consigli di fare una visita al medico veterinario di fiducia. Sicuramente vengono e chiedono consigli in questo periodo per via delle partenze, dei viaggi per le vacanze estive. Sicuramente il primo consiglio è quello di portare il pet dal proprio medico veterinario e quindi controllare che tutte le vaccinazioni siano a posto, che la salute, lo stato di salute dell'animale sia ok e che diciamo, è verificare se devono essere effettuati magari alcuni trattamenti particolari che sono obbligatori in alcuni paesi. Questo è il primo consiglio in assoluto che noi diamo. Poi, insieme a questo, c'è sicuramente quello di portare il libretto sanitario del cane sempre, senza dimenticarlo, perché se malauguratamente dovesse servire, ovviamente andando ad un ambulatorio veterinario differente c'è bisogno di sapere un po' la storia clinica del Sì, il cane. cane deve avere il suo passaporto Il quando suo va all'estero. passaporto sicuramente anche in Europa ormai serve per cani e per Tra gatti. l'altro ho letto che per andare in Veneto oppure in Sardegna o anche in alcuni paesi europei il cane deve avere l'antirabbia. Sì, proprio per questo dicevamo di portarlo dal medico veterinario ed effettuare questi trattamenti farmacologici nel caso in cui non siano stati effettuati prima. Ecco, quindi con l'animale deve viaggiare il Sì. suo pedigree, il suo Sì, passaporto, insomma, tutte assolutamente. le certificazioni. Sì, Ma noi abbiamo tutto. anche un altro video che, appunto, in cui noi vediamo, insomma, i preparativi per le vacanze. Sì, e queste sono tra le cose principali. Ovviamente poi anche qualche oggetto familiare al cane può solo che far bene per sentire gli odori di casa, anche per il gatto, soprattutto per il gatto, magari. Ecco qui la visita al Eccolo. veterinario Sì. che lo fa mettere il cane diciamo, Sì. sul suo lettino e poi insomma tutte le visite Devono, che ogni sì. medico veterinario fa, Sì. insomma, una visita, come dire, obiettiva, una visita Sì. clinica, gli Sì. vedono gli occhi, le orecchie, Sì.
se ha animali, parassiti, Sì, lo stato dei assolutamente. denti. Sì, tutto. È Ecco. importante fare una visita accurata e completa prima di partire, Sì. proprio per evitare ogni tipo di inconveniente. Ecco, e il viaggio, come dire, trasporto, perché Sì. poi diciamo, l'animale viene trasportato, insomma, in un certo senso, o con il trasportino, oppure viene messo addirittura, come vediamo tra poco nelle immagini di un aereo, viene messo in alcuni. Ecco, questo è diciamo, un modo Immagino. abbastanza veloce per far salire il cane, una specie di passerella, insomma, molto utile, soprattutto quando il cane è pesante, insomma. Soprattutto il cane di grossa Quindi, taglia, però, sicuramente. dicevamo, lo stress è lì dietro l'angolo, insomma, sempre una preoccupazione. Lo ha notato soprattutto, per esempio, nei cuccioli, non so, Sì, anche sicuramente. Nei cuccioli perché spesso nei tendono. gatti. I gatti sono molto, molto Molto, sensibili. i gatti molto, infatti per quanto riguarda i cuccioli, diciamo a volte si ha o un carattere, possono presentare un carattere molto pauroso, quindi ovviamente il viaggio rappresenta uno stress e un motivo di agitazione in più, o addirittura invece possiamo avere cani molto più agitati e anche aggressivi, magari con qualche indole aggressiva, e quindi Sì. poi là bisogna agire, sempre chiedendo il parere al proprio medico Sì, veterinario. sì. I gatti sicuramente ho notato una particolare preoccupazione da parte dei padroni, in farmacia vengono spesso a chiedere consigli. Perché il gatto è un animale molto territoriale, molto legato alla propria casa, ai propri spazi, al proprio territorio ed in più anche molto abitudinario. Ecco, questa è Quindi, veramente una chicca. Il Pet sì, Air Airways, cioè verissimo. un aereo in cui Sì, viaggiano anche i viaggiatori, ovviamente, però ecco. in cui ci sono le gabbie e i trasportini per gli animali. Proprio E per gli animali, sì. È quindi proprio per una l'aereo. bella. I cani Sì. di grossa taglia vengono messi in stiva, quindi già lì è un Sì, motivo di sì. stress Ulteriore ulteriore perché vengono separati dal dal proprio proprio padrone, rispetto a padrone. cani più Ecco, piccoli il o momento cani. della partenza, cioè il distacco dalla propria abitazione, dalle proprie abitudini, il momento del viaggio vero e proprio, insomma, in auto, in treno, abbiamo visto in aereo, anche l'arrivo, per esempio, in un posto differente da casa, stressa gli animali, mentre Sicuramente. vediamo qua Un gatto. un gatto nella piazzetta a Capri, Sì. diciamo vedere i gatti al guinzaglio è Sì, è una cosa un po' un rara, po' possiamo rara, dire, però sì. si vedono ogni tanto. Ci sono Qua gatti adesso tra poco che. vediamo anche un gatto sulla spiaggia, il che è addirittura Sì. è ancora più, come dire, originale, insomma, Sì, eccolo qui. sicuramente, eccolo qua. Quindi il gatto non ama l'acqua, In vero? generale no, e anche portarlo quindi risulta un po' difficile, però Sì. evidentemente ci sono dei casi in cui questo viene fatto. Ecco, quindi lo stress può generare più paura o più agitazione e aggressività del Allora, corso. diciamo, questo dipende molto dall'indole dell'animale. In generale, la paura e l'agitazione, che sono poi sintomi tra i sintomi del mal d'auto, Sì. nel caso in cui appunto il pet viaggi in auto, sono sicuramente causati sia dal momento del distacco dal proprio ambiente, dalla propria abitazione, sia poi dal momento del trasporto. Il trasporto è Sì. comunque un evento stressante, Quindi, soprattutto per i gatti che sono molto liberi come animali, quindi sì. tenerli chiusi in una gabbia, in un trasportino, per loro è motivo di paura e di stress. E poi l'arrivo in una nuova casa, in una nuova abitazione, in un ambiente differente da quello di casa, ecco per cui dicevo prima, magari portare qualche oggetto, una copertina, un giochino familiare, in modo tale che il pet possa sentire l'odore, di casa, e anche questo può aiutare in un certo senso a rassicurarlo. Ecco, trattandosi dell'estate bisogna stare attenti ai colpi di calore, quindi Sicuramente. portare con sé sempre per il Sì, cane acqua, quindi la acqua, ciotola per farlo bere, sì. Invece mantenere l'ambiente in cui si viaggia sempre per fresco. il gatto è un po' diverso, Eh perché sì, per il gatto sì, il gatto è un po' gatto che non è un diverso. animale domestico, è un animale No, libero. esatto, quindi non si può magari far scendere una piazzola di sosta, a differenza del Eh cane, sì, certo. scende e sgranchisce un po' le Sì. zampe, il Il gatto gatto è no, proprio un animale che direi no. dovrebbe restare a casa. Sì, in teoria sì, diciamo che a volte viene anche consigliato lasciarlo a qualcuno, ovviamente, come diceva lei prima, di affidabile, però nel caso in cui non si può fare, ovviamente anche il gatto deve essere Mentre, portato, sì, mentre il sì. cane comunque lo devi portare giù, insomma, le sue Sì. abitudini, il gatto è un animale assolutamente autonomo Sì. e quindi basterebbe che una persona, non so, una badante, una persona Sì. di domestica, una persona di famiglia si rechi una volta al Sì, giorno per pulire la per lettiera, pulire la cambiare l'acqua, lettiera, il cambiare l'acqua, cibo anche se e l'acqua, mi farlo raccomando, per i giocare. gatti, più volte al giorno, Sì. sempre acqua pulita e fresca, Sempre, non sì. lasciare la stessa acqua per tante ore. No, va sempre E cambiata. dunque, quindi il gatto, insomma, ha bisogno di più accorgimenti. Sì.
Vediamo ora come possiamo, diciamo, attenuare il malessere di questi effetti del viaggio, del trasporto, gli effetti da stress del viaggio ai nostri mali, partendo da prodotti con proprietà calmanti a base di feromoni. Sì. Che sono i feromoni? Allora, come funzionano, insomma? Allora, praticamente sono delle molecole che normalmente vengono già rilasciate dalla mamma ai propri cuccioli. Poi esistono vari tipi di prodotti, nel senso che esiste la linea per cane e per gatto ed esistono in differenti formulazioni. Ecco, questi sono alcuni prodotti, ma ce ne sono anche altri. Sì, ce ne sono. Ne facciamo, diciamo, vedere degli esempi, sì, insomma. Questi sono esempi. Questi sono a base di feromoni. Sì, e che... sono collari. Questi sono collari che quindi emettono delle sostanze, diciamo, volatili. Sì. Si chiamano messaggi di benessere. Nel caso del cane in particolare, il feromone è il DAP, che è proprio quello appagante, quello che viene rilasciato dalla mamma ai cuccioli. E poi i feromoni emettiamo anche noi, insomma, Sì, umani, donne, gli uomini. Solo che li percepiamo tra noi come questi vengono percepiti esclusivamente dal cane, per noi sono assolutamente inodori, per il gatto. Noi comunque non li percepiamo tanto. No, assolutamente. Anche se poi scattano quegli ormoni come l'ossitocina, per esempio, del benessere. Sì. Però gli animali li avvertono molto. Gli animali infatti sono molto d'aiuto. Questi sono i collari, poi esistono anche altre formulazioni. Sì. Ecco, questa è la linea per il gatto. Nel caso del gatto parliamo di un altro tipo di molecola, che è il feromone F3, quello facciale, che viene rilasciato quando il muso del gatto viene strofinato vicino a qualche oggetto. Sì, e sì. Quindi dà proprio un senso di sicurezza, al gatto. Sì, sì. Come se stesse a casa sua. Sì, questi sono utili. Lo spray e il diffuso dello spray, magari nel momento del trasporto. Sì. Vero e proprio, quindi da mettere nel trasportino. Viene nebulizzato e dopo poco già fa effetto, dura qualche ora. Sì, sono alcuni esempi, ma ci sono anche altri prodotti. Sì, questi sono tra quelli più usati, però ce ne sono anche altri. Portiamo solo degli esempi qui. Sì, sono solo. Ecco, e passiamo invece da questi prodotti a base di feromoni. Sì. Che io non sapevo, veramente è eccezionale questo, serve proprio per ingannare, ecco, l'animale. Sì, tu vedi che tu sei sempre nel tuo ambiente. Sì. E prodotti a base naturale, sì, con melissa, valeriana e zenzero, che sono dei noti antinfiammatori, ma anche calmanti. Infatti sia la melissa che la valeriana hanno proprio un effetto calmante, sia a livello proprio del sistema nervoso centrale, quindi rilassano proprio l'animale, sia a livello della muscolatura, quindi sia questo rilassamento generale. Qui sono dei collari. Però vedo anche compresse, vero? Anche le compresse. Anche le compresse, anche queste. Di solito i veterinari consigliano di somministrarle già qualche giorno prima della partenza, in modo tale da garantire un effetto calmante, maggiore. Calmante, antinause anche, oltre che antistress. Sì. Poi esistono anche altri tipi di collare che sono a base di Artemisia, che è stato dimostrato scientificamente avere degli effetti calmanti, non solo lenitivi come si pensava, ma anche calmanti. Proprio calmanti sull'animale. Quindi le piante che intervengono per... Sì, esistono collari, compresse, anche in questo caso diffusori, spray, esistono poi vari tipi, qui ne vediamo solo alcuni, ma veramente sono... Ecco, sono proprio come noi umani, perché anche noi siamo sensibili alla valeriana, alla zenzero. Come le nostre tisane, sono gli stessi estratti. E dunque, infine, passiamo all'ultima, mi devo spostare un po' più verso destra, ed infine, quando lo stress è serio, meglio ricorrere ad un vero e proprio sedativo, insomma, un ipnotico, cioè quando, insomma, l'animale, come dire, è... non reattivo, insomma, non reagisce, e quindi per contrastare la nausea del viaggio, per esempio degli ipnotici, dei sedativi come questo sì. Un esempio anche di sempre un esempio in due formulazioni differenti. Questo ovviamente poi sempre a discrezione del veterinario, saprà bene se consigliare un sempre il medico veterinario deve consigliare, sempre, anche perché questo va dietro ricetta. Però se la signora, il proprietario, non è andato dal medico, ma chiede a lei. Lei come farmacista può dare dei consigli? Io posso assolutamente dare dei consigli, poi ci sono... Lasciando scegliere poi alla... tantissime soluzioni, quindi poi anche a seconda un po' dell'indole dell'animale, dal suo carattere, insieme potremmo anche scegliere un prodotto che può essere... Quest'anno forse ci saranno più prodotti rispetto agli altri anni, probabilmente più offerta, mi diceva anche Carmine Baselice, l'offerta diventa, si espande... Sì. Sempre di più, ma sono proprio tanti a ritmi esponenziali. Sì, veramente di queste cose tantissime. Linee naturali, veramente sì. Cioè, quindi in effetti è vero che noi umanizziamo troppo gli animali, però è vero anche che, come dire, è un cerchio che si chiude.
sono gli animali che diventano sempre, quasi sempre più umani. Sì, è vero. Ecco, io ho visto questo promo con lo smartphone, con il translator, il fish translator, cioè il pesciolino nella boccia di vetro, gli si avvicina con questo translator, cioè questo traduttore, sì, diciamo, e che traduce i glug del pesciolino in parole. Naturalmente è fantasia, no, insomma, è fantascienza, sì, sì. Però il pesciolino che dice: senti, ma quando me la lavi questa boccia? Dagli una pulita. E che io così penso che un domani, fra tanti anni, chi lo sa, uscirà fuori qualche translator dei mugoli oppure dell'abbaiare dei cani o dei miau dei gatti. Sì, sì, è possibile, è possibile. E qui siamo a quella che ci fa vedere Francesco De Angelis: abbandonare un cane, noi l'abbiamo conservato alla fine, non è solo il gesto di un vigliacco, ma è un reato. Perché? Sì. Perché quando si avvicinano le vacanze c'è qualche delinquente criminale che non pensa ad altro che ad abbandonare il cane perché deve andare in vacanza. Allora, non solo è un atto di codardia, di vigliaccheria, ma è anche un reato penale, 727 del codice penale, perché viene punito anche con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Quindi avvertiamo tutti quelli che hanno uno smartphone e notano un abbandono di un cane di fotografare e di mandarlo all'indirizzo che vedete qui nella scheda, info@quotidianomedicino.it, e noi perseguiremo, daremo queste notizie alla polizia, ai carabinieri, perché questo è un reato penale, quello di abbandonare il cane, oltre che un atto insopportabile, intollerabile, un atto di vera vigliaccheria, di criminalità delinquenziale. Quindi il cane o ve lo portate oppure lo affidate a qualcuno, il cane o il gatto. Bene. Sì.